tutti qui a vivere veramente la vita quotidiana nel modo più sereno e più tranquillo, perché ne abbiamo veramente bisogno. Sono arrivato in Italia per studiare negli anni 70 e quindi sono romano d'adozione completamente, e ho studiato regia, mi sono specializzato nelle documentazioni, poi sono passato alla lingua e quindi faccio attualmente l'interprete traduttore arabo-italiano. Sono arrivato qua all'esperienza degli orti urbani. Io abito in questo quartiere dagli anni 2000. Quest'area era praticamente un'area chiusa, parcheggio, cemento armato. Nel 2009 un gruppo volenteroso di persone ha deciso di creare un ambiente verde accogliente per la società e quindi dopo tante battaglie sono riusciti ad avere una concessione appunto del parco di Garbatella e all'interno del parco l'area degli orti urbani. La mia esperienza negli orti urbani è iniziata da subito perché io giravo, avendo poco tempo a disposizione, giravo, annaffiavo d'estate soprattutto le piante, insomma, quindi ero molto attivo e passavo tanto tempo qua, non conoscevo tante persone, quindi sono stato notato e mi hanno invitato se potevo presentare una domanda per avere un orto e ho presentato la domanda e nel 2018 ho avuto il mio orto urbano. Ma perché nella mia vita ho sempre cercato un'integrazione pratica, reale, concreta. Quindi ho riscontrato che magari zappando il mio orto molta gente passava, chiedeva, prendeva le piante aromatiche, mi chiedeva. E questo ha creato una condizione dove tutti, indipendentemente dalla professione che abbiamo, siamo tutti uguali, tutti amici, tutti collaboratori. E quindi chi prende un orto deve anche badare a tutto il resto. E questa è stata la spinta per farmi continuare assiduamente. Mi ha lasciato veramente tante soddisfazioni. Anzitutto raccogliere dei frutti, delle verdure naturali, senza nessun concime, senza nessuna sostanza chimica. Quindi prendere i pomodori, zucche, cose belle, naturali, anche se poco, insomma, però mangiare una cosa sana. E poi appunto la conoscenza di tante persone. All'interno del mio orto ho messo un tavolino e una sedia anche per lavorare come traduttore, perché col computer non ho bisogno di stare, e quindi a casa, ufficio e lavoro. Fare momenti tranquilli all'interno della città di Roma, in un posto dove dopo la tua entrata sembra che stai fuori dalla città, stai in campagna, sei in un posto tranquillo. E questo sì, è una sensazione che è difficile cogliere se non la vivi personalmente. E quindi invito tutti veramente ad avere un pezzo di terra, anche così, anche un pezzo per starci e rivivere la natura, perché quella è quello che conta. Guarda, il futuro è proprio la giornata di oggi, perché ricominciamo dalla giornata di oggi che verranno tutte le istituzioni, perché questo fino a poco tempo fa non era neanche riconosciuta istituzionalmente. Abbiamo creato un gruppo, abbiamo fatto uno statuto e adesso è riconosciuto. Oggi verranno gli amministratori, il presidente del municipio, gli assessori a festeggiare insieme a noi la creazione di uno spazio proprio dedicato alla collettività e al benessere. E quindi il futuro è proprio quello, cioè la partecipazione a tutti questi. Invito tutti a recarsi dove c'è un orto urbano e conoscere le persone lì, perché è quello l'ambiente dove tu puoi superare tutti i limiti, tutti i muri, tutte le... perché non c'è una differenza tra una persona istruita o magari a una posizione e un disoccupato. Qui siamo tutti come alla livella di Totò, insomma, tutti qua siamo uguali.